Ciao a tutti, allora, video svuota la spesa del mese di aprile e come al solito siamo stati a Lidl e alla Conad. Questa volta alla Conad abbiamo preso più roba alla Conad rispetto che a Lidl perché adesso c'è lo sconto del 10% per chi ha bambini, figli, insomma, al di sotto dei 12 anni, ogni mercoledì c'è lo sconto del 10%. Non so se è una cosa attiva in tutte le Conad, credo di sì. Comunque, difatti, da 143 euro ne abbiamo spese 129. Quindi, iniziamo con la Conad, visto che è quella un po' più sostanziosa. Allora, qui abbiamo strisce di totano decongelate. Poi tre pacchi di questi qui, che sono quadrucci al prosciutto crudo, due confezioni di prosciutto cotto, gran ragù star con speck, un pacco di biscotti del Mulino Bianco i Galletti. Poi c'era in offerta la marmellata a marchio Conad, ho preso due alla fragola e due frutti di bosco, tra l'altro visto che sono anche basse di calorie, il che non guasta mai, e per 100 grammi hanno 187 calorie, quindi. Poi c'era il barattolo come questo della Valsoia di Nutella. Però accanto appunto c'era anche questo che è di riso scotti e ovviamente anche questo senza lattosio e costava un po' meno, quindi abbiamo deciso di provarla, speriamo sia buona. Pesto ligure, poi crema spalmabile pan di stelle, due confezioni di patate cotte al vapore. Poi dado vegetale star, due confezioni di sottilette vegetali, poi due confezioni di tenerotta, ne ho altre due in frigorifero e vorrei provare a farci un dolce, quindi staremo a vedere nel caso vedrete il video. Poi Philadelphia Light, un po' di banane, ovviamente ora sono in fissa con i frullati, quindi le banane non possono mancare. Poi le fette di formaggio veg, che tra l'altro a Lidl non le sto più trovando, e questa volta a Lidl non c'erano neanche l'affettato vegetariano. Poi salamini vegetariani, patate novelle, funghi e carote e carta igienica, due confezioni di panini dello Zog. Poi le merendine yo-yo che piacciono a Fra e non le trovo mai. Poi abbiamo preso il dentifricio, questo qui Conad, questo Colgate. Panini da hamburger. Confezione risparmio di tonno Conad. Poi questa farina per dolci che l'avevo presa la scorsa volta e mi è piaciuta, quindi l'ho ripresa. Panna da cucina. Poi altro dado vegetale. Oreo o Oreo, non lo so, io dico Oreo. Poi queste piadelle, un pacco di Coco Pops, tre confezioni di Tic,
poi due confezioni di burger della Valsoia, poi basilico e prezzemolo e misto mare surgelato, zucchero di canna integrale, detersivo per lavatrice Conad classico, croccantini per gatti, questi qui stanno piacendo un sacco ai miei gatti. Poi abbiamo preso un po' di pasta, questa qua, questa, fusilli e mezze penne. Poi ho preso un barattolo di fagiolini e un barattolo di piselli. Tre barattoli di cannellini e poi 6 bottiglie di passata di pomodoro. Solitamente la passata la prendo al Lidl, ma questa volta abbiamo preso la Conad perché era in offerta a 55 centesimi. Poi abbiamo preso un po' di bibite, quindi due di Pepsi zero, 3 di estate alla pesca zero sempre e 3 al limone. Ultima cosa della Conad è la sabbietta per la lettiera dei gatti, questa qua. Invece al Lidl abbiamo speso 71,69 e abbiamo preso 5 confezioni di latte bio, latte di soia, poi questo qui, questo formaggio Emmental e Gouda. Poi questi wafer con questa forma a rotolino. Poi ovviamente il caffè in capsule. E abbiamo preso 3 decaffeinato e 3 invece espresso viola, perché quello intenso blu non c'era, quindi abbiamo preso questo qua. Poi un sacchettino di pinoli. Questi snack con crema alla nocciola e grissini. Fazzoletti. Un po' di mele. Pacchetti di biscotti per i cani, poi chele di surimi, patate, ammorbidente Vernel, formaggio grattugiato, poi questo sacchettino di semi misti. Dentro ci sono semi di girasole, semi di zucca e semi di lino. Poi ho preso questo smalto della Cien che fa sia da base che da top coat. Mentre che aspetto che mi guariscano le unghie, sto ovviamente utilizzando lo smalto normale. Poi le chicche di patate, quindi questi gnocchetti che sono buonissimi. Poi queste barrette con mandorle e cioccolato bianco, mandorle, tre confezioni di salamini piccanti, pancetta affumicata, tre confezioni di würstel, poi questi le pizzelle alla pizzaiola che a vederle sembrano le pittule, non so se voi le conoscete, non so neanche se ho mai fatto il video, non credo di averlo mai fatto, comunque pittule o pettole, insomma io le chiamo pittule e comunque sembrano quelle.
e quindi le abbiamo volute provare. Poi mix di verdure, qui dentro c'è, se trovassi l'italiano, carote, porro, germoglio di fagioli mungo, piselli, cavolo bianco, cavolfiore, germogli di bambù, peperone rosso, funghi orecchio di Giuda, funghi champignon, baccelli di piselli, grassi vegetali e zenzero candito, sale, aroma, eccetera. Poi ketchup, arancini, cacio e pepe, un pacco di fette biscottate integrali e infine due baguette. Questa volta ne abbiamo prese due, i gatti sono impazziti, ne abbiamo prese due perché sono ancora calde, cioè io le avrei prese tutte praticamente. Mamma mia. E poi ci hanno dato in omaggio 4 stickers. E basta, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e grazie di averlo visto, ci vediamo alla prossima.